Sì, lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il lunedì 13 dicembre, la Chiesa fa memoria di Santa Lucia. Beata la Vergine che rinunciando a se stessa e prendendo la croce ha imitato il Signore, sposo delle Vergini e principe dei martiri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, Signore, per l'intercessione gloriosa della Santa Vergine Martire Lucia, perché noi, che festeggiamo qui in terra la sua nascita al cielo, possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio. E vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Numeri. In quei giorni Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo Spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse: Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante. Oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele. Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come aloe che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Fluiranno acque dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno sarà esaltato. Egli pronunciò il suo poema e disse: Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo. Di chi vede la visione dell'Onnipotente cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Parola di Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Sei tu, Signore, la via della vita. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruissimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, perché per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù entrò nel tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: Con quale autorità fai queste cose e chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Essi discutevano fra loro dicendo: Se diciamo dal cielo, ci risponderà, perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo Gesù dissero: Non lo sappiamo. Allora anche egli disse loro: Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore. L'agnello, assiso sul trono, li guiderà alle sorgenti della vita. O Dio, che hai glorificato tra i santi la beata Lucia con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento, donaci di superare con la forza ogni male, per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di Santa Lucia, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
Una santa giornata. Pace e bene.